Bentornati sull'Italian Maker, sempre in PNR Sinelli con un nuovo video. Oggi vi parliamo del nuovo obiettivo che abbiamo comprato. Abbiamo fatto una scelta che secondo molti potrebbe sembrare insensata, ovvero abbiamo venduto il 50 mm della Sigma F1.4 per comprare il 50 mm F1.8 STM Canon. Perché questa scelta? Ovviamente l'1.4 era più luminoso, era più nitido, aveva meno aberrazioni cromatiche, aveva meno vignettatura. E allora perché abbiamo fatto questa scelta? Il problema grosso del Sigma è che facendo video l'autofocus era molto rumoroso. Inoltre era un obiettivo da quasi mezzo chilo. Nello zaino foto, insieme al tele, il wide angle e altre lenti, era impegnativo portarli in giro. Inoltre aveva un diametro della lente molto grossa ed era molto pesante. Volevo un qualcosa di leggero da battaglia e per questo motivo ho deciso di comprare questo obiettivo. È STM, quindi con la nuova 5D Mark IV nei video la transizione di fuoco è morbidissima e molto fluida. Inoltre è un obiettivo da battaglia, quindi se lo rovino, lo graffio, lo rompo, comunque costa 100 euro, quindi mi dispiace meno di rovinare una lente più cara. È molto fine, quindi quando si va in giro a fare street per Milano è compatto e più discreto rispetto a un obiettivo con un diametro di 77, infatti questo è un diametro di 49, quindi è proprio piccolina come lente. Il motivo per cui l'ho comprato è il peso, 130 grammi. È una lente veramente leggerissima, attaccata al corpo macchina quasi non c'è, cioè a filo con l'impugnatura. Nonostante questo è F1.8, quindi ha un'ottima luminosità e per il prezzo che ha una nitidezza veramente eccellente. È fantastico perché possiamo fare delle riprese senza stancarci troppo, le riprese a mano libera così è comodissimo. Molto leggero, compatto, performante e trovo che sia un'ottima lente. Non è ultrasonico STM, quindi non è silenzioso come un ultrasonico, ma comunque è molto meglio dei vecchi motori DC che erano molto più rumorosi. Ha delle transizioni morbide nel fuoco, a me piace molto. Rispetto alla versione vecchia, l'attacco è in alluminio, resiste meglio alla polvere, non è tropicalizzato ovviamente, però veramente attaccato alla macchina sembra di non avere l'obiettivo, cioè abituati a lenti dal mezzo chilo in su, è veramente veramente una bella lente. Di kit non viene fornito il paraluce, se si vuole va comprato a parte, ma secondo me su questa lente non ha neanche molto senso. Va molto bene per i ritratti. Abbiamo avuto modo di provarla su un corpo macchina PSC che quindi diventa un 70-75 e come lente da ritratti è fenomenale. Non è morbido quanto quello di prima. Il mio Sigma di prima aveva 9 lamelle, questo ne ha 7 e dietro lo sfocato, il bokeh dietro è un po' più nervosetto, però nulla di che. Su full frame invece è un classico 50, è un po' un tuttofare. Mettiamo sempre in descrizione il link per poterlo acquistare. Per questa brevissima recensione di questo 50 mm per oggi è tutto. Faremo un focus approfondito in condizioni di basse luci in cui testeremo veramente l'F1.8 che vantaggi porta rispetto a un F2.8 o l'F4 che sono le altre lenti che abbiamo per vedere i reali vantaggi di una lente così luminosa. Un saluto da The Italian Maker.